ADISCO è l'associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale. È nata a Parma nel 2000 e grazie alla ematologa Caramatti Cecilia e ad alcune mogli dei medici. A livello nazionale si è costituita nel 1995 dopo un trapianto effettuato in Francia nel 1988 a un bambino che aveva l'anemia di Fanconi. Il nostro compito è quello di dire alle mamme al momento del parto: donate il sangue del cordone ombelicale perché è ricco di cellule staminali emopoietiche e può essere utilizzato per i trapianti per salvare altre persone che sono affette da gravi malattie del sangue, le leucemie, le anemie, le talassemie, eccetera. Facciamo la raccolta sia all'ospedale di Parma che all'ospedale di Fidenza, oltre che in quasi tutti gli ospedali della regione Emilia-Romagna, perché noi siamo sezione regionale Emilia-Romagna. Nel 2023 a Parma sono stati prelevati 95 cordoni e ne sono stati mandati a Bologna per essere bancati 53. All'ospedale di Fidenza ne sono stati raccolti 57 e ne sono stati inviati 35. È molto importante che tutta la popolazione conosca questa possibilità di donare il sangue del cordone ombelicale al momento della nascita. Purtroppo ancora non tutti ne sono a conoscenza, per cui una delle prime cose che chiediamo è anche di fare un po' di passaparola e di accrescere la consapevolezza che è un materiale molto nobile e molto importante che può salvare una vita. Quindi in che cosa consiste? Nell'ultimo mese di gravidanza alle mamme viene spiegato che possono aderire a questo progetto, quindi tutto il personale dei due ospedali del territorio è pronto a rispondere agli eventuali dubbi e poi al momento del parto, dopo un minuto dalla nascita del bambino, quindi il primo minuto viene tenuto per quel bambino, quindi non ci sono danni per la salute del cucciolo, tantomeno della mamma, e viene prelevato come per una donazione di sangue quello che rimane, il sangue che rimane nel cordone. E a noi interessano appunto queste cellule staminali che verranno utilizzate per fare appunto dei trapianti, specialmente nella popolazione infantile. Noi cos'è che chiediamo alle mamme? Di essere interessate, di fare questa opera di conoscenza da mamma a mamma e di cercare, ecco, di non buttare via un patrimonio così importante come è quello del cordone ombelicale. Non ci sono quindi danni per la salute né della mamma né del bambino ed è materiale che altrimenti viene buttato via, ecco, non ha un'altra funzione. Nel caso in cui comunque i cordoni non abbiano il numero sufficiente di cellule staminali per essere bancati, vengono utilizzati per la ricerca e sono stati fatti dei gel piastrinici, dei colliri e noi a Parma stiamo facendo, è un anno ormai che stiamo facendo insieme al servizio immunotrasfusionale e alla neonatologia un progetto sperimentale per verificare la possibilità di trasfondere nei bambini che nascono, come li chiamano, fortemente immaturi, cioè di 4, 5, 6 etti, anziché il sangue intero, il sangue del cordone ombelicale, perché è più simile a quello di questi bambini, di questi neonati prematuri. Se si guardano le donazioni di staminali e si confrontano quelle degli adulti con quelli del cordone, sono molto pochi. Però quei pochi che ci sono veramente preziosi perché spesso sono l'ultima opportunità per quella persona ammalata di avere una cura specifica. E quindi anche se è per salvare una sola vita, vale la pena pensarci.